L'origine di Roma e di un impero che fu il più grande dopo la potenza divina era segnata dal fato. La vestale Rea Silvia, avendo subito violenza, partorì due gemelli e indicò Marte come padre della prole illegittima. Forse ne era convinta, o forse voleva che la colpa, chiamando in causa un dio, sembrasse meno grave. Nel racconto di Tito Livio, il ruolo di Marte, dio della guerra e padre dei fondatori di Roma, appare premonitorio del destino di questa città e della sua vocazione guerriera. Tutta la storia di Roma è un susseguirsi di imprese militari, di atti eroici, di conquiste sempre più estese in terre sempre più lontane, di popoli sottomessi ai quali Roma impone la sua lingua e il suo sistema giuridico, amministrativo, urbanistico, la sua cultura. Secondo Livio, l'origine di Roma è doppiamente sacra. Rea Silvia, discendente di Enea e quindi di Venere, si unisce a Marte per dare alla luce Romolo, divinizzato egli stesso dopo la morte e, nei versi di Ennio, rimpianto a lungo dai romani. Romolo, divino Romolo, gli dei ti generarono quale custode della patria, nostro padre e creatore, nostro stesso sangue. Tu ci hai condotto nelle regioni della luce. Secondo il mito, i gemelli nati da Marte e Rea Silvia vengono abbandonati lungo il Tevere e allattati da una lupa. Crescono forti e invincibili come i Dioscuri, ma a differenza di questi diventano rivali. Remo muore, forse ucciso da Romolo, e nella genesi di Roma entra la violenza del fratricidio. La leggenda sulle origini di Roma nasconde, secondo gli storici moderni, un periodo arcaico di aspre lotte fra le tre etnie principali, Latini, Sabini, Etruschi. A questi ultimi, probabilmente, e all'etrusco re Tarquinio Prisco, si deve l'organizzazione dell'esercito, perfezionata poi da Servio Tullio, il cui nome resta legato alla prima grande cinta muraria. Tutta la città viene divisa secondo il censo in cinque classi e ogni classe in gruppi, ciascuno dei quali manda in guerra 100 uomini, la centuria. L'esercito è inizialmente formato da una sola legione di 60 centurie, 6.000 uomini. Dopo la sconfitta contro i Galli nel 390 a.C., il numero di legioni aumenta fino a raggiungere, già durante le guerre puniche, le 25 unità. La guerra per i romani è, più che un evento straordinario, una condizione abituale, una componente imprescindibile della vita sociale e politica. I romani sono convinti che gli dèi sostengano la loro città nelle sue guerre, sempre giuste. La vittoria in battaglia è segno di buoni rapporti fra res publica e divinità. Una sconfitta nasconde inosservanze di natura religiosa, alle quali bisogna rimediare con riti di purificazione. Roma inizia la conquista dell'Italia dal sud del Lazio, sconfiggendo la prima città rivale, Alba, nella mitica sfida tra tre romani, gli Orazzi, e tre albani, i Curiazzi. Morti al primo assalto due degli Orazzi, il terzo uccide uno alla volta i tre avversari, consegnando a Roma il dominio sui Latini. Durante
Durante una delle guerre contro gli Etruschi, il romano Caio Muzio si infiltra nel campo nemico per uccidere il re Porsenna. Ma fallito l'attentato, brucia la mano maldestra sul braciere acceso davanti al re. La fantasia popolare e una storiografia complice costruiscono molte storie di valore sulla lunga lotta contro gli Etruschi e anche molti prodigi, come l'intervento dei Dioscuri a fianco dei Romani, narrato da Plutarco. Nella battaglia del lago Regillo apparvero i Dioscuri e dopo la battaglia annunciarono la vittoria nel foro dove ora sorge il loro tempio. Un tempo, nobile Veio, tu pure fosti un regno. Oggi dentro le tue mura risuona il corno del pastore e si mietono campi sopra le tue ossa. La città etrusca di cui canta Properzio viene sconfitta e rasa al suolo dai Romani nel 396 a.C. Roma, pochi anni dopo, viene distrutta dai Galli, ma forte nella sconfitta come nella vittoria, risorge e conquista il Lazio, l'Etruria, il Sannio. Nell'Italia meridionale, le città della Magna Grecia chiamano in aiuto Pirro, re dell'Epiro e discendente di Alessandro Magno. Sbarcato in Italia, egli sconfigge ripetutamente i Romani. Ma il suo ambasciatore, inviato a trattare la pace, riferisce che a Roma ogni cittadino sembra un re e che i Romani non tratteranno mai con un esercito straniero accampato in Italia. Sconfitto anche Pirro, Roma conquista con la Magna Grecia tutta l'Italia. La capacità romana di superare le sconfitte con il proprio orgoglio di popolo deve affrontare una prova durissima con la più forte delle città mediterranee, Cartagine. Roma vince sul mare la prima guerra, ma il console Attilio Regolo è sconfitto nel tentativo di attaccare il nemico in Africa. Inviato a Roma per convincere i concittadini alla pace, li incita invece a continuare la lotta e poi, rispettando la parola data, torna a Cartagine ad affrontarvi la morte. Nel 218 a.C. ha inizio la seconda guerra punica. Fra le gole delle Alpi, tra le frane, gli assalti dei montanari e le nevi di quel morente autunno, il cartaginese Annibale discende al Po e invade l'Italia. Dopo la rotta dei Romani sul Ticino, la Trebbia, il Trasimeno, avviene la strage di Canne e per Roma sembra giunta la fine. Alcuni patrizi pensano alla fuga, ma un giovane grida loro snudando la spada: «Giuro sulla mia famiglia che non abbandonerò mai la Repubblica Romana e questa spada è per chi non giura con me». Il giovane di cui narra Livio è Scipione. Scipione è detto l'africano poiché ha l'audacia, mentre Annibale è ancora in Italia, di portare la guerra a Cartagine. Invitto in Italia, Annibale deve tornare a difendere la sua città nell'ultima battaglia. Scrive Plutarco. A Zama, Scipione sbaragliò Annibale e calpestò l'orgoglio di Cartagine. La supremazia di Roma, scossa da immane tempesta, era risorta.
Il trionfo tributato a Scipione esprime la gioia di una città che non aveva più speranze di salvezza. Nel 102 avanti Cristo, Caio Mario, un console di origine plebea, deve affrontare i Cimbri e i Teutoni, comparsi ai confini nord-orientali dell'Italia. Sono le prime orde di Germani, nemici secolari e futuri distruttori di Roma. Mario ha già sconfitto in Africa Giugurta, re di Numidia, e ha riformato l'esercito, istituendo il servizio volontario retribuito. In due battaglie fa strage dei Germani e conduce schiavi superstiti. L'Italia ha tremato. Cicerone declama in un'orazione: sia gloria a Mario, che due volte liberò l'Italia dall'assedio. In Oriente, il re Mitridate attacca le colonie romane. Cornelio Silla, console patrizio, annienta i suoi eserciti ed estende il dominio di Roma. Ma i due salvatori della patria, il plebeo Mario e l'aristocratico Silla, si distinguono anche nel dare inizio a un lungo periodo di lotte fratricide. Anche Cesare, il cui nome sarà fino all'età moderna sinonimo di imperatore, deve combattere su due fronti. Sul fronte esterno conquista la Gallia. Sul fronte interno affronta e sconfigge il rivale Pompeo, divenendo il primo, anche se non dichiarato, imperatore di Roma. Cesare stesso narra in terza persona le lotte e la duplice vittoria. Nei commentari, sulla guerra gallica e sulla guerra civile. Cesare ordinò ai Galli sconfitti di consegnare le armi e di condurgli i capi. Egli in persona prese posto sulla linea fortificata davanti all'accampamento, dove gli vennero condotti i comandanti e primo fra tutti Vercingetorige. Le armi vennero gettate ai suoi piedi. Fatta eccezione per gli Edui e gli Alverni, le cui nazioni sperava di farsi amiche, distribuì tutti gli altri prigionieri fra l'esercito come bottino di guerra. Uno schiavo per ogni soldato. Durante la battaglia di Farsalo, in cui batte definitivamente Pompeo, Cesare fa voto di erigere un tempio a Venere, affermando la sua discendenza dalla dea e rispettando la tradizione romana di rendere una divinità complice delle proprie battaglie. Inesorabile nell'annientare gli avversari, Augusto esprime il principio di perdonare ai vinti e domare i superbi. La pace augusta è assicurata con la fermezza in guerra. Ampliai tutte le province confinanti con popoli ribelli. Ristabilii la pace nelle Gallie e in Germania. Aggiunsi all'impero romano l'Egitto. Il Senato fece consacrare in mio onore l'ara della pace augusta. Cacciai in esilio gli assassini di mio padre e quando essi portarono guerra alla Repubblica li sconfissi sul campo. Combattei per terra e per mare e dopo la vittoria risparmiai chi chiedeva grazia. Preferisco proteggere più che annientare i popoli a cui si possa perdonare senza pericolo. I cittadini romani che mi prestarono giuramento militare furono circa 500.000. A tutti assegnai campi o denaro come premio del servizio militare. A
Augusto parla con rispetto di Senato, Repubblica e popolo romano, ma si comporta da imperatore. Donando terre ai soldati, costituisce un presidio per il territorio. Edificando monumenti trionfali, colpisce la fantasia popolare. E infine si sceglie tre divinità protettrici. Apollo, trasferendo a Roma la divinità solare dell'Egitto sottomesso, Venere, la progenitrice, e il dio della guerra, Marte. Affrontando in battaglia i popoli di tutto il mondo allora conosciuto, l'esercito romano è diventato una perfetta macchina da guerra. Scrivendo dalla campagna di Tito contro i giudei, Giuseppe Flavio ne descrive la composizione. La marcia in territorio nemico era aperta dalle forze ausiliarie e dai genieri. Poi veniva Tito coi lancieri e gli squadroni di cavalleria. Seguivano le macchine, i tribuni e i reparti speciali, quindi le insegne e i trombettieri. La fanteria legionaria procedeva su sei file, con propri servi e salmerie. Chiudevano la colonna i mercenari e la retroguardia. Dopo la distruzione di Gerusalemme, Roma offre un memorabile trionfo a Tito. Tutte le prede più preziose erano raccolte a mostrare la grandezza dell'impero romano. Argento, oro e avorio scorrevano in quantità tali da sembrare un fiume. Tra tutti gli oggetti presi nel tempio spiccava un candelabro d'oro di strana foggia, con sette fiamme. Da qualsiasi distanza lo si guardi, quello è un imperatore. Nel panegirico per l'incoronazione di Traiano, Plinio il Giovane si fa portavoce di un entusiasmo per il nuovo imperatore che ha una vasta base popolare. Domiziano, l'ultimo dei Flavi, ha condotto in Dacia una guerra finita, secondo il Mommsen, con una capitolazione. Nonostante le vittorie conseguite, Domiziano concluse precipitosamente la pace coi Daci. Eletto dopo il breve regno di Nerva, Traiano, che era soprattutto un soldato, provvide affinché tali fatti non si ripetessero. E prima ancora di entrare come imperatore nella capitale, si mosse dal Reno verso il Danubio, dove svernò per preparare la campagna contro i Daci. Quando la guerra ebbe inizio, Traiano stesso, come in tutte le sue spedizioni, tenne il supremo comando. Il valore e l'efficienza degli eserciti è alla base della potenza di Roma. Ma all'inizio del secondo secolo d.C., l'urbe fornisce alle legioni una parte irrisoria delle milizie, reclutate soprattutto nelle province e anche fra i più fidati dei popoli barbari. Roma continua tuttavia a subire il fascino del grande condottiero e sente con Traiano l'orgoglio di essere governata da un grande soldato, degno di Silla, Pompeo, Cesare. Agli occhi del popolo, Traiano arricchisce la fama del suo valore e della sua saggezza con una naturale e maschia regalità. L'ammirazione di Plinio il Giovane sembra esprimere un consenso diffuso in tutti gli strati sociali. Spesso nel mio intimo ho pensato all'eccellenza e alla grandezza di colui che con un cenno governa i mari e le terre, la pace e la guerra.
Mentre mi raffiguravo un principe meritevole di un potere pari a quello degli dei immortali, non riuscii mai a concepirne alcuno, nemmeno lasciando libero corso alle mie speranze, simile a quello che si offre ai nostri sguardi. Finora non c'è stato nessuno le cui virtù non fossero danneggiate da qualche vizio. Invece quant'è profonda la compenetrazione e intima la consonanza di tutte le qualità, belle e gloriose, di cui il nostro imperatore è stato dotato. Con Domiziano che celebrava trionfi nonostante la fuga dei suoi eserciti, i nemici di Roma avevano ripreso coraggio e scosso il giogo. Non ci combattevano più per essere liberi, ma per sottometterci. Non accettavano trattative, se non su un piano di assoluta parità, o addirittura dettando loro le condizioni. Erano gli stessi popoli che ora tremano di nuovo per la paura e per l'ansia di eseguire i nostri ordini, poiché vedono nel condottiero romano uno di quei generali di stampo antico cui attribuivano il titolo di imperatore i nemici medesimi, coprendo i campi di battaglia dei loro corpi e arrossando il mare del loro sangue. L'entusiasmo di Plinio il Giovane fa seguito alla prima guerra contro i Daci. Col bottino che ne ricava, Traiano fa costruire un grande foro progettato da Apollodoro di Damasco. Al centro si erge la colonna commemorativa, la cui base comprende la cella destinata alle sue ceneri. La conquista della Dacia assicura a Roma l'egemonia sulle forti popolazioni del nord-est e il possesso di ricchissime miniere d'oro. È avvenuta negli anni della piena maturità di Traiano. Forse anche per questo è da lui la più celebrata, non solo a Roma, ma nella Dacia medesima. Nella vasta pianura danubiana, visibile a grande distanza, Traiano fa erigere un grande trofeo a commemorazione delle vittorie sul Decebalo e monito ai possibili ribelli che vogliano imitarlo. La guerra contro i Daci si svolge in due tempi. Dopo la prima vittoriosa campagna, Traiano lascia il re Decebalo sul trono, costringendolo a un formale e pubblico atto di sottomissione e a pesanti tributi. La pace dura pochissimo. La Dacia non si rassegna alla soggezione e insorge di nuovo sotto la guida del suo re, provocando il ritorno di Traiano. Decebalo sconfitto si uccide. Traiano conduce altre guerre. In Oriente umilia l'arroganza dei parti e riduce a province romane la Mesopotamia, la Siria, l'Armenia, parte della stessa Persia. Si lamenta di essere troppo vecchio per tentare la conquista dell'India. Quando decide di riprendere la strada per Roma, sentendo già il male che lo ucciderà, l'impero è giunto alla sua massima estensione. Ma ha inglobato terre lontane e ribelli dove non bastano poche guarnigioni per assicurarsene il controllo. La maestria costruttiva espressa dai romani nelle fortificazioni è servita per molto tempo a creare basi per successive conquiste. Il vallo costruito da Adriano al confine settentrionale della Britannia esprime una svolta nella loro politica militare. I romani hanno buone ragioni sia per stimare che per disprezzare Adriano. Affronta come Traiano gli stessi pericoli e disagi dei soldati, ma i militari e gli amministratori, abituati a lucrare sulle guerre, sui saccheggi e sullo sfruttamento delle province, non gli perdonano di avere annullato molte delle conquiste di Traiano, restituendo vasti territori ai popoli da lui sconfitti.
Adriano, imitato dal successore Antonino Pio, rinuncia a ulteriori conquiste e si dedica a consolidare i confini dell'impero da lui riportato a dimensioni più facili da mantenere. Il fatto nuovo che dopo secoli i romani si dedichino soprattutto alla difesa risalta più che nella selvaggia Britannia nei rapporti col Grande Oriente. Scrive il Mommsen. Le conquiste orientali di Traiano avevano illuminato il tramonto dell'impero come una folgore la notte, senza però annunciare un nuovo giorno. Adriano si trovò di fronte al bivio: compiere l'opera di sottomissione o abbandonarla. Ma i confini non si potevano allargare dappertutto. Il coraggio di Adriano e la sua efficienza nell'intervenire contro i ribelli tolgono ogni sospetto sulla meditata fermezza della sua decisione. Durante l'impero di Adriano e di Antonino Pio sembra ritornare la Pax Romana, ma è soltanto la stasi di una potenza giunta al culmine, come il sole a mezzogiorno. Si legge nella Storia Augusta che Marco Aurelio appare dedito alla filosofia fin dalla prima infanzia. Ma, eletto imperatore, non cerca pretesti filosofici per sfuggire ai suoi compiti più gravosi. Quando le tribù germaniche mettono in pericolo i confini nord-orientali, assume egli stesso il comando dell'esercito. Ormai l'aggressività dei barbari non permette più la politica prudente di Adriano. Il Mommsen sottolinea un carattere di eccezionalità nel merito di Marco Aurelio. Più riflessivo che pratico, poco soldato, ma uomo di alto intelletto, quando assunse il comando delle operazioni, poté qua e là commettere errori, ai quali forse si deve la lunga durata della lotta. Ma la chiara visione degli obiettivi, la conseguente azione politica, soprattutto la rettitudine e la perseveranza dell'uomo, dedito all'ardua impresa fino al sacrificio, riuscirono a scongiurare il pericoloso assalto. E questo va tanto più a suo merito, in quanto il successo fu dovuto più al suo carattere che alla sua perizia. Dopo una campagna quasi ininterrotta di 14 anni, l'imperatore, guerriero suo malgrado, stava per completare la conquista dell'alta regione dell'Elba, quando, settantenne, morì. Nella stazione militare sulla riva del Danubio, in mezzo alle atrocità imposte dalla guerra, Marco Aurelio mantiene il suo amore per la filosofia e scrive i pensieri a se stesso. Il tempo della vita umana è un punto, la sua materiale sostanza un perenne fluire, le sensazioni tenebra, il principio vitale il giro di una trottola, la fortuna imperscrutabile, la gloria cieca. La vita è guerra, viaggio d'un pellegrino, la voce dei posteri soltanto oblio. La filosofia ti farà conservare uno spirito interiore senza violenza o danno, che non lascia nulla al caso, è immune da menzogne, ma attende la morte con sereno pensiero e accetta tutto ciò che capita, convinto che tutto venga da un luogo misterioso dal quale anch'egli è venuto. Di un altro grande imperatore soldato, Roma e l'Italia non avranno del tutto a rallegrarsi. Acclamato imperatore delle legioni di Pannonia ed eliminati tre rivali, Settimio Severo sbaraglia i parti, saccheggia le loro capitali
e ne prende 100.000 come schiavi. Settimio Severo riordina l'impero caduto nell'anarchia e, non amando Roma né l'Italia, le priva di ogni privilegio. Anzi, dispensa gli italici dal servizio nell'esercito, sempre più aperto ai mercenari germani. È soprattutto un generale imbattibile sul campo, che corre a sottomettere i ribelli ovunque scoppino disordini. Quando muore in Britannia, ha ampliato i possedimenti imperiali costruendo, più avanzato rispetto a quello di Adriano, il Vallo di Severo. Dione Cassio riferisce un suo estremo consiglio ai figli. Arricchite i soldati e non vi curate del resto. Nel 270 d.C. l'imperatore Aureliano sconfigge le tribù dei Germani e dei Sarmati. Doma le rivolte in Oriente, ma deve ritornare in Italia per affrontarvi orde di Alemanni che, passate le Alpi, stanno saccheggiando la penisola avvicinandosi a Roma. Aureliano li ferma sul Metauro, respingendoli nella pianura padana, dove presso il Ticino li annienta. Non vede da secoli i barbari così vicini e torna a chiudersi in una cinta muraria. Le mura aureliane dimostrano la gravità della crisi. Roma stessa può essere attaccata. Ogni città diventa d'ora in poi una fortezza. Insieme a Licinio salì al potere Costantino il Grande e regnò 32 anni. Era alto, magnanimo e caro a Dio. Sotto il suo principato scoppiò in Occidente una grande guerra, nella quale Costantino subì una sconfitta e fu circondato dai barbari. Sopraggiunta la notte, pregò e, preso dal sonno, vide in sogno una croce sulla quale era scritto: «Sotto questa insegna vinci». Si svegliò, fece riprodurre su un labaro la croce e la pose in testa all'esercito, muovendo all'attacco. Vinse. E nessuno dei barbari salvò la vita. Tornato a Roma, distrusse i templi pagani, aprì le chiese di Cristo
e fu battezzato dal vescovo di Roma, Silvestro, divenendo egli stesso cristiano. In questa cronaca confusa, uno storico di Bisanzio del VI secolo chiama barbari i nemici pagani di Costantino, mentre si tratta di eserciti romani, nella battaglia che vede l'annientamento del rivale Massenzio. Costantino, valente generale anche contro i barbari veri, inaugura così le guerre di religione sotto il segno della croce. E, sempre accampando la protezione del Dio cristiano per le sue armi, eliminerà gli eserciti pagani dell'altro rivale, Licinio. Dopo Costantino, Roma va rapidamente avviandosi alla fine, finché delle glorie passate le restano soltanto simulacri di pietra. Da secoli, e nella capitale del mondo ancor più che in provincia, il potere celebra se stesso con gli archi di trionfo, concepiti per apparire agli occhi della folla come eterna cornice alle vittorie dell'uomo Dio, l'imperatore. Il reale trionfo dura pochi giorni, ma l'arco ne prolunga il ricordo nei secoli, insieme all'opera dei poeti e degli storici. E mantenendo viva la memoria, ispirerà immagini di vittoria agli artisti del futuro, in ogni età di rinascenza classica. Lontani i tempi di tanta altera potenza, e dopo che Costantino ha trasferito la capitale a Bisanzio, Roma deve badare, più che agli archi di trionfo, alla saldezza delle sue mura. Non ci si abitua all'idea che Roma, come un tempo accadeva soltanto alle sue province, debba pensare a difendere se stessa contro i barbari. Quando viene saccheggiata da Alarico, Girolamo dà voce allo sgomento di tutti. È la fine. Le parole mi mancano e i singhiozzi mi impediscono di dettare. La città che dominava il mondo è caduta. Quando la capitale del mondo, dopo secoli di conquiste, è costretta a chiudersi dentro le sue mura, anche le altre città, nei territori dell'impero scomparso, si riducono a borghi fortificati, eretti talvolta su resti romani, come a Sirmione. L'Italia, devastata per secoli dalle invasioni, si divide in numerosi stati, dei quali nessuno raggiunge un potere sufficiente a riunire tutti gli altri. Manca il potere militare e politico che ebbe Roma, la quale peraltro torna ad essere caput mundi, estendendo la sua egemonia spirituale sul mondo cristiano.
Nell'età delle crociate, le città italiane accrescono la loro prosperità mirando più all'apertura di nuovi mercati che alle spinte ideali della Guerra Santa. Emergono i caratteri di civiltà, ma anche le debolezze che ne segneranno il futuro. Scomparsa l'egemonia unificante di Roma, un lungo periodo di lotte fratricide travaglia, quasi per una nemesi storica, le città italiane, delle quali ognuna, come le antiche città-stato della Grecia, ha le proprie leggi e i propri interessi. Dentro le singole municipalità, l'esaltazione delle fazioni finisce per cancellare ogni forma di patriottismo e il nome stesso di Italia. E le discordie interne favoriscono, più che il formarsi di forti milizie cittadine, la proliferazione delle compagnie di ventura, spesso straniere, che coi loro capitani girano la penisola a disposizione del miglior offerente. Nell'esortare le signorie italiane a una politica che superi gli egoismi municipali, Machiavelli ha parole di sdegno contro l'impiego di truppe mercenarie. Non possono esservi buone leggi dove non sono buone armi. Le armi mercenarie sono inutili e pericolose. E chi vi fonda la difesa del suo Stato non sarà mai sicuro. I capitani mercenari o sono uomini valorosi e allora tenteranno di dominare i padroni, o non lo sono e li porteranno in rovina. Stettero Roma e Sparta molti secoli armate e libere. Gli svizzeri sono armati e liberissimi. Servendosi invece dei mercenari, i cartaginesi erano per cadere nelle mani dei propri soldati. E Milano elesse al comando contro i veneziani Francesco Sforza, il quale sconfisse i nemici, ma si accordò con loro per opprimere i milanesi. Il Machiavelli auspica un principe in grado di resuscitare un sentimento nazionale e guerriero tra le genti eterogenee del bel paese cantato da Fazio degli Uberti. Qui nobili cittadi e bei castelli, adorni di palagi ed alte mura, volti di donne delicati e belli, uomini accorti e tratti a gentilezza, maestri in arme, in caccia e in uccelli. L'aere temperata e con chiarezza piena d'amor, d'onore e di ricchezza. E i versi dell'Ariosto possono essere letti come metafora di una cultura raffinata che filtra anche la guerra attraverso un gioco sottile dell'ironia. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audace imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare e in Francia nocquer tanto, seguendo l'ira e i giovenil furori da Gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano sopra re Carlo, imperator romano. Dove l'imperatore romano è un barbaro franco e la poesia deve cercare materia epica in terra straniera.
Castel del Monte appare da lontano una rocca per rivelarsi poi una dimora dalle raffinate geometrie. Federico II di Svevia sembra rappresentare in questa sintesi di Oriente e Occidente il suo sogno di un nuovo impero romano. Un sogno di monarchia universale che non si accorda con l'invocazione del Petrarca per una rinascita dell'Italia nel segno di Roma, ma fuori dell'influenza straniera. Latin, sangue gentile, sgombra da te queste dannose some. Virtù contro a furore prenderà l'arme e fia è il combatter corto, che l'antico valore nell'italici cor non è ancor morto.